di Siena, rosso di Pozzuoli, scelgo il pennello adatto e poi mi mescolo le mie cose. Questo è il colore che va bene, ecco. Prima cosa devo levarmi il bianco. Il pennello e dipingo il violoncello o violone. Sono bergamasco di nascita, anzi bergamasco della Bassa, si usa dire, della pianura bergamasca, Treviglio. Però la mia formazione è milanese perché da ragazzino a Brera al liceo, poi l'Accademia con Carpi, poi la frequentazione degli amici artisti milanesi, finché è venuta la guerra, quindi la mia formazione è milanese. E ho fatto diverse mostre a Milano, diverse gallerie. L'ultima fatta a Milano risale a 10 anni fa circa. Una mostra interessante dove per la prima volta ho esposto dei quadri piuttosto grandi per me, circa 2 metri. Dopo di allora non ho più fatto mostra. E allora quando recentemente il nostro Bonelli Giovanni mi ha chiesto se avevo piacere di fare una mostra alla Fondazione Mazzotta, entusiasticamente disse per Marco. A differenza di altre volte, come sarebbe il quadro più grande, dove questa prima idea la segno col carbone che poi sparisce, no? In questo caso invece del quadro più piccolo e avente già in mente di voler fare una famigliola che si chiamerà poi la famiglia del musicante, con un bambino in ocra, non so, un bambino in azzurro. Di solito distingo un quadro dall'altro per il colore che hanno le figure. Qui ogni tanto prendo la mia spatola e spiano un po' il colore che è più compatto. In questa mostra ci sono una settantina circa di dipinti, di quadri, dei quali una cinquantina sono dedicati ai miei ultimi 10 anni, però poi a giudizio del curatore della mostra e anche mio si è aggiunta un piccolo numero di opere scelte che rappresentino anche il cammino del pittore, cioè dal 1940 al 2000, quindi le opere sono una cinquantina recenti, ultimi 10 anni, le altre invece sparpagliate nei 50 anni circa precedenti. Così bello quando c'è il sole che batte proprio sulle piante, quei verdi intensi. Questo violoncello è un po' tutto monotono, tutto scuro. Allora ci metto qualche pennellata di colore. Anche per dare un po' di vitalità al quadro. Cambio ancora pennello e mi prendo del bruno. E lo chiamiamo la terra d'ombra bruciata, questo marrone scuro. Cambio ancora il pennello, mi prendo un pennello più piccolo. Il pittore disegna col pennello, disegna col colore. Thank you.
momento di cambiare il pennello, perché se un pennello è stato usato per il rosso e io mi prendo un colore verde, viene un colore, come diciamo, sporco, che non è, non va bene per il verde e neanche per il rosso. In genere io abbozzo un quadro. Certe volte non ho l'idea del quadro che farò. Non ce l'ho in mente prima di farlo. C'ho solo voglia di pitturare. E allora copro la tela. Poi man mano che faccio queste macchie di colore si delinea qualche figura o mi vengono delle idee. Riprendo il pennello della carnagione. È così, è tutto un fare, un ragionare, oppure affidarsi un po' anche all'istinto. Piace anche la pennellata, far vedere questa è una cosa, questa è un'altra. Certe volte la pittura è più sintetica, allora niente ombre, solo colore. Tante volte invece modellato.